Ave legionari, anzi, stavolta ave pretoriani. Allora, la guardia pretoriana. Chi sono i pretoriani? Pretoriani sono una figura della storia romana che ha travalicato i secoli ed è conosciuta da tutti, da tantissimi, anche da quelli che magari non hanno studiato storia, non gliene interessa, però li troviamo addirittura in Star Wars. In Star Wars c'è la guardia pretoriana, quindi si tratta di un simbolo universale della storia, della potenza di Roma che non poteva non essere trattato. È una storia veramente di tantissimi secoli, quindi cerchiamo con la solita tranquillità e semplicità di fare proprio un excursus su tutta la storia della Guardia Pretoriana. I pretoriani sono la guardia del corpo dell'imperatore, il servizio di protezione dell'imperatore. In realtà questa è una cosa che non riguarda solo gli imperatori, cioè sin dalla nascita di Roma, ad esempio Romolo il fondatore, anche lui ha delle guardie del corpo personali. Così come durante la storia della Repubblica, i principali magistrati e le cariche più importanti avevano delle guardie del corpo che li seguivano, che li accompagnavano e che li proteggevano, specie quando c'erano manifestazioni, tafferuglio, problemi nelle strade di Roma. Per esempio Cesare. Anche Cesare aveva, innanzitutto aveva la sua decima legione, quella che veniva dalla Spagna, la più forte, la più fedele, la leggendaria decima legione, che tra l'altro è stata considerata anche come l'entità militare più forte di tutti i tempi, non solo della storia romana, ma di tutti i tempi. E Cesare aveva una guardia del corpo, una serie di guardie del corpo germaniche. Per esempio, nella battaglia di Durazzo, quando lui perde, i suoi stessi soldati stanno scappando, lui cerca di fermarli e se non fosse stato per la sua guardia del corpo germanica sarebbe stato ammazzato lì sul posto. Quindi già Cesare aveva un embrione, diciamo, di protezione quasi istituzionale. Però colui che crea il concetto di guardia pretoriana è Augusto, il fondatore dell'impero. Questo perché? Perché l'opera di Augusto è tutta un'opera di equilibrio. Lui ridà potere al Senato e a tutte quelle strutture politiche che permettevano il funzionamento dello Stato. Però inventa la figura dell'imperatore, cioè una persona che ha il massimo potere militare e che deve garantire il funzionamento dello Stato tramite la forza dell'esercito. L'imperatore, quindi, è una figura di estremo e supremo garante, soprattutto militare, e deve essere adeguatamente protetto con la guardia pretoriana, cioè con dei soldati scelti tra i migliori che devono proteggere l'imperatore a tutti i costi, ma che anche hanno dei servizi. Per esempio, all'interno dei pretoriani, secondo la maggioranza delle fonti, ci sono anche gli speculatores, cioè i servizi segreti del principe, che hanno il compito di raccogliere le informazioni, avvisarlo, individuare eventuali pericoli, quindi potremmo chiamarli degli agenti segreti del periodo augusteo. Quindi è Augusto che crea, anche a livello istituzionale, politico e concettuale, la figura della guardia pretoriana, i quali quindi hanno un'importanza fondamentale, che viene poi istituzionalizzata, quindi diventa poi qualcosa di assolutamente registrato anche nello Stato romano, a partire dal successore di Augusto, cioè Tiberio. Tiberio perché? Perché Tiberio prende i pretoriani, che erano accampati in diversi punti della penisola, e li riunisce sotto al Viminale nei Castra Pretoria e quindi gli dà una sede ufficiale, li riunisce in un unico punto e quindi diventano una figura definitiva. Infatti i pretoriani avevano per la maggior parte delle volte come simbolo lo scorpione, il simbolo dell'imperatore Tiberio, e quindi è a lui che si può far risalire la ratificazione definitiva di questo corpo di soldati. I pretoriani svolgono un compito molto importante. Per tutta la dinastia Giulio-Claudia, quindi i primi imperatori, i pretoriani difendono l'imperatore a tutti i costi, ma attenzione, sono anche coloro che
che quando si rendono conto che l'imperatore non è più adatto, lo ammazzano. Sono loro, per esempio, che uccidono Caligola, che ormai era in una spirale di follia, un pochino esagerata dai nemici politici, ma certamente non era più in grado di continuare, ed eleggono Claudio, cioè l'imperatore successivo. Allo stesso modo sono loro che praticamente costringono, mettono alle strette l'imperatore Nerone e fanno in modo che si suicidi. Quindi già questo è importante, non solo protezione, ma anche decisione, fare e disfare gli imperatori al momento opportuno. Questa figura, questa entità militare, poi diventa ancora più importante dopo Nerone, perché Nerone muore senza avere nessun tipo di successore. E quindi si apre un anno, chiamato l'anno dei quattro imperatori, in cui proprio i pretoriani nominano prima Galba, poi Otone, poi Vitellio, cioè fanno e disfano in un anno quattro imperatori. Quando però poi arriva Vespasiano che stabilizza l'impero, i pretoriani non influiscono più nelle scelte di successione imperiale, almeno anche perché le cose vanno molto bene. C'è un periodo che è il periodo del principato adottivo, in cui gli imperatori adottano di volta in volta il successore più preparato, più adatto, e quindi abbiamo una grande stabilità. Fino a Commodo, perché il grande Marco Aurelio, anziché scegliere il successore più adatto, sceglie il suo figlio. Questo è un errore che gli viene grandemente rimproverato, e Commodo prima viene supportato dai pretoriani, ma poi, rivelandosi totalmente inadatto, viene ucciso dai pretoriani e inizia un periodo di forte instabilità. Un momento di svolta, un momento veramente importante nella storia dei pretoriani è l'imperatore Settimio Severo. Perché? Settimio Severo veniva dall'Africa del Nord, quindi era un imperatore non romano. E rendendosi conto che la guardia pretoriana fino a quel momento era stata appannaggio sostanzialmente degli italici, invece apre molto più dei successori ai provinciali. Quindi il numero dei soldati puramente romani, puramente italici, diventa minoritario e ci sono molti più provinciali all'interno della guardia pretoriana. Ci sono molti che derivano dalla frontiera del Danubio, molti dalla Spagna, molti dall'Africa. E quindi c'è una provincializzazione della guardia pretoriana molto importante. E questo, visto che si tratta di soldati non ben romanizzati, viene visto dalle fonti antiche, specie da Dione Cassio, in maniera un po' negativa. Questo è una cosa che un pochino svaluta la guardia pretoriana. Ed effettivamente, bisogna riconoscere che negli anni successivi la guardia pretoriana sarà protagonista, sostanziale protagonista, anche della anarchia militare. C'è un periodo, nella prima metà del 200 d.C., un periodo in cui gli imperatori diventano quasi un business. Cioè, i pretoriani mettono su un imperatore, lui gli dà delle enormi donazioni per ingraziarsi i pretoriani e per avere la loro fedeltà. Ma poi questi immediatamente lo uccidono per eleggerne un altro e avere anche da lui le donazioni. Quindi diventa un vero e proprio business, e con cui la parte peggiore, la parte più degradata dei pretoriani si arricchisce a tutto danno dello Stato, che viene privato così in un momento difficile di una guida definitiva. A questo punto, dopo l'anarchia militare, ci sarà una ripresa con Diocleziano, l'imperatore Diocleziano, che riesce a riprendere un po' le redini e fa delle riforme molto importanti, non tutte riuscite, ma la maggior parte sì, fino a che arriviamo all'epilogo della secolare storia dei pretoriani. Qual è l'epilogo? La lotta per il potere tra Massenzio e Costantino. Massenzio era un pretendente che aveva un'idea romanocentrica, cioè voleva mantenere Roma come il centro dell'impero romano, ovviamente. Voleva fare anche pace con i cristiani, si era reso conto che i cristiani erano una parte importante della società con cui bisognava iniziare ad andare d'accordo, iniziare ad integrarsi, però aveva una logica un pochino più moderata. E dalla parte di Massenzio
si schierano tutti i pretoriani. Dall'altra parte c'è invece Costantino, che un po' forse per motivazioni personali, questa è una grande domanda, ma un po' forse anche per convenienza politica. Insomma, fatto sta che Costantino è l'imperatore che si fa portavoce delle istanze dei cristiani, sarà l'imperatore che sdogana ufficialmente il cristianesimo, lo libera e smette di perseguitarlo. E questi due mondi, queste due visioni, quella di Massenzio supportata dai pretoriani e quella di Costantino, che è il portavoce del cristianesimo, anzi aggancia il cristianesimo, si scontrano nella famosa battaglia del Ponte Milvio, dove Massenzio perde terribilmente, i pretoriani perdono in maniera devastante e Costantino, rimasto l'imperatore, il grande capo, capisce che questa istituzione, oltre a essere vecchia, è pericolosa proprio per tutta la storia, non fa più parte dei suoi piani e decide, dopo secoli, di sciogliere la guardia pretoriana, che verrà poi sostituita da delle guardie, da un diverso tipo di guardie che accompagneranno tutto l'impero bizantino. Come erano organizzati i pretoriani, per concludere? Dunque, in realtà non è che noi abbiamo moltissime fonti che ci descrivano precisamente i pretoriani, però da quelle poche fonti che abbiamo, i pretoriani erano abbastanza simili agli altri legionari, quindi non dovete immaginare degli uomini con l'armatura d'oro o la porpora, erano abbastanza simili agli altri soldati in linea generale. Quello che cambiava era il modo con cui erano anche organizzati, nel senso che innanzitutto avevano dei privilegi, avevano una paga più alta alla quale si sommava anche una serie di donazioni, come abbiamo visto prima, che gli imperatori erano soliti fare per tenerseli amici, per tenerli fedeli. Inoltre, oltre a un trattamento di fine rapporto, cioè una pensione finale piuttosto cospicua, anche in termini di terre che gli venivano concesse, c'è da dire che avevano un servizio militare che durava solamente 16 anni, quando di norma andava dai 20 ai 25. Quindi era certamente una parte dell'esercito romano ambita, era la crema dell'esercito romano che aveva dei vantaggi. A livello di armamenti non c'erano particolari differenze e il loro ruolo l'abbiamo visto, protezione dell'imperatore, ma anche dei ruoli di intelligence, potremmo definirla. Potevano ovviamente seguire l'imperatore nei suoi spostamenti e a volte, visto che erano comunque nella città di Roma, potevano anche intervenire quando c'era bisogno di sostituire qualche organico tra i vigili, cioè quelli che controllavano l'ordine pubblico, quindi erano un corpo privilegiato, la crema dell'esercito sicuramente, che però poteva avere anche diverse funzioni. Concludiamo con una nota divertente e simpatica. C'è da ricordare che, per esempio, il Castra Pretorio, dove i pretoriani erano, è rimasto una caserma costantemente nel corso dei secoli. E quindi oggi, là dove c'è la sede logistica dell'esercito italiano, l'esercito italiano ha sede proprio lì. E quindi quella è una caserma vissuta e occupata da militari più antica del mondo. Cioè dai pretoriani possiamo dire che, passandosi il testimone di generazione in generazione, i nostri odierni soldati dell'esercito italiano sono effettivamente, con una linea di continuità, sempre sul posto, sempre in quel accampamento che prima era romano, adesso è una sede dell'esercito italiano. Quindi in un certo senso non siamo gli eredi dei pretoriani, però una linea di continuità c'è. Spero di esservi stato utile a capire, anche se in breve, anche se semplificata, la grandissima storia dei pretoriani, un elemento fondamentale dei romani. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, altrimenti i pretoriani raggiungeranno casa vostra, anche se magari sono decaduti li ricostituiremo e quindi non saranno dolci di sale, quindi per cortesia
iscrivetevi al fine di non avere problemi di incolumità fisica. Un saluto e alla prossima.